con Andrea Colpani, artefice centrocampista del Monza, artefice anche della scorsa promozione, della scorsa stagione, della promozione dalla Serie B alla Serie A. Andrea, ripercorriamo proprio quei momenti, no? Che cosa avete vissuto quella sera, il 29 maggio 2022 a Pisa, e com'è stato anche l'impatto con la Serie A? È stato il 29 maggio dell'anno scorso, è stato un giorno indimenticabile, penso per tutti, sia per noi giocatori, staff, ma soprattutto i tifosi del Monza, che è stata la promozione appunto storica. Sono emozioni indescrivibili, ma a noi ha fatto piacere soprattutto per la gente. No, questa vittoria contro la Juventus è stata innanzitutto grandiosa, è stata una partita ottima da parte di tutti, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, ma la cosa che ha fatto la differenza è che ci credevamo davvero nella vittoria, cioè noi siamo entrati in campo che, dicendo convinti che potevamo portare a casa i 3 punti. Sì, sì, speriamo sia il primo di tanti, poi è stato anche inaspettato perché ci ho impiegato 1 anno e mezzo a fare il primo gol in Serie B e alla prima da titolare in Serie A non me la sarei aspettata di far subito gol, quindi è stata un'emozione grandissima e sono molto contento. Sicuramente sono maturato di più sia come persona ma anche come calciatore. Mister Stroppa mi diceva sempre che avevo una gestione della palla un po' troppo ancora da settore giovanile, no? Mi ricordo. Mi ha aiutato tanto, mi ha stimolato tanto nella gestione della palla e mi sento anche più maturo in questo, ecco. Beh, innanzitutto diciamo che il gradino si sente, il livello è altissimo. Io a tutti quelli che mi chiedono com'è stato appunto il cambio dico che è un altro sport. A livello di fisicità, di intensità, di qualità, ci sono tantissime cose che sono molto diverse rispetto alla Serie B. Però ci abbiamo messo qualche partita per capirlo, come è normale che sia. Però ecco, speriamo che ci siano serviti da lezione queste partite. Questa esperienza qua a Monza mi è servito molto anche in quello, che magari prima avevo più solo una fase e trascuravo di più l'altra. E in questi 2 anni sono cresciuto anche in questo aspetto e mi piace anche aiutare la squadra nei momenti in difficoltà, ma magari anche nella fase di non possesso mi piace anche andare a recuperare la palla. Sì, appunto ci arrivano delle partite importantissime per raggiungere il nostro obiettivo, che è comunque la salvezza, quindi dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti, ma soprattutto non perdere queste partite che sono fondamentali nel nostro cammino. Che rapporto hai col presidente e anche voi come squadra con lui quando viene a trovarvi? No, quando viene a trovarci il presidente sono sempre dei bei momenti, che parla la squadra, fa le battute, ci fa ridere, è sempre bello stare in compagnia con lui. E sul mio rapporto con lui, ovviamente quando il presidente Berlusconi dice queste parole nei miei confronti sono orgoglioso, mi fa piacere e cercherò di ripagare queste sue parole in campo. Il rapporto invece con mister Palladino, come ti stai trovando in queste prime settimane di lavoro con il nuovo tecnico? No, mi sto trovando molto bene, è molto preparato, mi è piaciuto molto anche il primo impatto quando si è presentato con la squadra e soprattutto ha portato un po' di entusiasmo che magari nelle ultime partite ci mancava. Beh sì, come obiettivo personale certamente penso che un bambino quando inizia a giocare a calcio vuole giocare in Serie A e nella nazionale maggiore dell'Italia, quindi ovviamente se arriverà la chiamata sarò contentissimo. E no, la Sampdoria assolutamente non è da sottovalutare, è una grande squadra che con tanti anni in Serie A c'è esperienza, è una grande corazzata e sarà una battaglia. Sarà una battaglia, i duelli saranno fondamentali e dobbiamo andare là per cercare di fare punti sicuramente. E assolutamente, lui ogni tanto veniva a vedere gli allenamenti, parlava con noi giocatori e sicuramente ha dato una mano, è stato fondamentale che arrivare e conoscerci già, e con qualcuno magari anche giocato nella sua carriera, quindi avere un gruppo che magari conosci già è già un buon passo.